Il nome di Pescara resta ed è immodificabile, così il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri sulla futura realtà che vede la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Uno statuto, aggiunge Sospiri, non potrà mai superare la legittimità e validità di una legge regionale. Tradotto, dice, se è stata adottata una legge regionale che stabilisce in Pescara il nome della futura città che nascerà, non c'è diatriba che tenga, né occorre scomodare addirittura il diritto costituzionale. Piuttosto l'invito che oggi la Regione Abruzzo rivolge agli amministratori coinvolti in quella che sarà una rivoluzione epocale è di accompagnare amministrativamente il lavoro straordinario che gli uffici stanno già portando avanti con l'accorpamento dei primi servizi. Il presidente del Consiglio regionale in una nota prosegue: continuiamo a esprimere meraviglia nei confronti di quegli amministratori che si stanno avviluppando in una questione di lana caprina, aprendo un dibattito di campanile che nulla aggiunge alla qualità del processo amministrativo ormai aperto. Il nome di Pescara è stato approvato in aula all'Aquila nella nuova legge con cui abbiamo modificato il testo normativo originario del 2018, fissando gli step progressivi del processo di unificazione selettato al 2027, appunto stabilendo il nome della città, sopprimendo l'aggettivazione nuova. Decisione sacramentata attraverso l'approvazione di due emendamenti richiesti durante le audizioni in commissione. Pescara è una denominazione sicuramente semplificativa che nulla toglie al rispetto che comunque verrà garantito a tutti i territori protagonisti della fusione. La denominazione nuova Pescara, aggiunge Sospiri, è oggettivamente brutta e inaccettabile. Ma soprattutto non sarebbe mai adottata dai 190.000 abitanti che comunque continuerebbero a usare il nome di Pescara, con buona pace degli attuali amministratori di Montesilvano e Spoltore. Suona strano che alcuni amministratori si siano accorti di tali dettagli tutt'altro che irrilevanti, a quanto pare a 11 mesi di distanza e di lavoro delle commissioni speciali che hanno avviato l'unione dei servizi consentendo il rinvio della fusione, perché, ed è bene ricordarlo, lo slittamento non è stato accordato dalla Regione Abruzzo per simpatia, ma solo perché sono stati compiuti gli atti e i passi stabiliti dalla legge di febbraio, ovvero le tre amministrazioni, Pescara, Montesilvano e Spoltore coinvolte, hanno dimostrato buona volontà e spirito di collaborazione avviando l'unificazione dei primi servizi pubblici in scadenza e varando la prima bozza dello statuto. Non scompariranno due comuni a favore di un terzo, non cancelleremo identità, storie e tradizioni e per questo, conclude Sospiri, costituiremo anche i municipi, ma la denominazione semplicemente più bella e naturale è parte integrante della legge che non presenta alcun problema di costituzionalità.